Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sacrestia antica della chiesetta, ecco, antica perché della chiesetta antica, della chiesetta di Santa Maria delle Grazie. Oggi vogliamo raccontarvi attraverso un testo che è stato scritto quando Padre Pio era ancora in vita, negli anni 50, 1956, la prima stampa di questo testo, ecco, voglio essere proprio 1956, e questa è una edizione del 1977, ce ne sono tantissime di edizioni fino al 77, ne conto 17, e ogni volta Maria Winonska metteva un volto differente, perché lei lo ha chiamato il vero volto di Padre Pio, avendo anche una bella intuizione, anche perché poi per ogni edizione ha cambiato sempre la copertina con tante altre immagini e tante altre foto di Padre Pio. Oggi qui per raccontarvi quello che scrisse un giornalista, perché Maria recupera questo articolo di giornale, oppure questa espressione, proprio perché lei è come una pellegrina, venne qui una volta a San Giovanni Rotondo, era amica di Maria Pail e cominciò a prendere delle informazioni su San Giovanni Rotondo, su Padre Pio, e poi venne fuori questo testo. Scrive: il giornalista Attilio Crepas di Stampa Sera si sentì dire all'improvviso un giorno che, confuso tra la folla dei pellegrini, stava riordinando mentalmente il suo pezzo su Padre Pio. Cioè, così, all'improvviso, si avvicinò Padre Pio e gli disse: figlio mio, è questo il momento di pensare al vostro taccuino e ai vostri appunti? Voi agite malissimo ad accendere chiasso attorno a me, attorno ad un sacerdote che prega. Con queste parole dimostrò Padre Pio ad Attilio ancora una volta di leggere nei cuori come in un libro aperto. Ma ciò che vogliamo far notare, scrive Maria, in modo particolare, era la sua estrema ripugnanza per la propaganda rumorosa ed indiscreta di cui da sì gran tempo lui era vittima. Un frate che prega, un prete che prega, un sacerdote che prega. Ecco ciò che voleva essere e come voleva che lo si considerasse prima di tutto. Questo legame di dipendenza col Signore, con Dio, questa disponibilità interiore ai torrenti di grazia sempre pronti a riversarli su quelli che li accolgono, questo atteggiamento di mendicante con le mani spalancate esauriscono la questione, sono sufficienti per definirlo. Non di meno questa breve frase, tanto semplice appunto perché trasparente, ci trasporta nel pieno del mistero. Un frate che prega, un prete che prega, un sacerdote che prega. Che cosa sappiamo noi della preghiera di Padre Pio? Si chiede Maria. E prima di tutto, la preghiera non è forse in sé un fondamento e chiave di volta di quel castello interiore in cui Dio, un Dio geloso, si riserba l'accesso? Della preghiera di un povero cristiano sappiamo ben poco. Quanto meno possiamo sapere della preghiera di un santo. Eccoci dunque costretti a fare congetture, timide approssimazioni. Fatti e azioni di Padre Pio ci interessano soprattutto come spiragli aperti alla profondità della sua anima. E lei scrive: il lettore attento ha dovuto notare attraverso la trama di questo libro la nostra cura costante di oltrepassare la zona speculativa fino a quella profondità silenziosa di cui si nasconde il mistero di un essere. Il vero volto di Padre Pio ci appassiona ben diversamente e molto più della sua meravigliosa propaganda.